che arriva. Quinta parte del Coglio Ganata, giovedì iniziano i mondiali, ma i tifosi del Torino, grazie a Ventura, ovviamente non si occupano dei mondiali, ma pensano al mercato. Noi speravamo di vedere tanti giocatori del Toro ai mondiali, invece così non sarà. In realtà ce ne sono quattro, però: Ansaldi con l'Argentina, Obi, anche se Obi rischia di essere ceduto. No, l'hanno criticato tantissimo. La convocazione dell'Argentina, sono tifosi della Nigeria, sì. Stati tifosi della Nigeria che hanno scritto delle lettere all'allenatore dicendo: non chiamate Obi e non chiamate Onazi, che è un altro. Sì, perché sono presentati perché... No, quelli sono quella qua. Quella qua, sì, ma invece Obi, proprio scelta tecnica, non è piaciuta per niente. Non vogliono assolutamente Obi con la nazionale Nigeria. Ma hanno detto proprio gente che si fa delle foto piangendo dicendo: piango perché è arrivato Obi. Infatti è stata una polemica anche un po' divertente. È un po' come Mario con Marchisio, sì, esatto. Poi ricordiamo, sono gli Aice e Niang. In realtà c'è anche l'unico italiano che gioca ai mondiali, che è un ex del Toro, sia Gomis, sempre con Senegal. Speriamo che faccia un bel mondiale. Anche titolare, sì, beh, insomma, no, il Toro l'ha venduto 1,5 milioni alla fine, perché sì, era stabilito il riscatto così con la Spagna. In realtà ricordiamo che con Mialic doveva essere il titolare lui al posto, quella stagione, ma anche nel Michele Estive col Benfica, e anche a Bormio era dannato, anche con le squadre, sì, anche con l'Ingolstadt forse, no, anche con il Renate, così non è stato particolarmente brillante, per cui alla fine Miario ci ha detto che non era ancora pronto. Meno male che il signor Sinisa, non lo chiamo più per cognome, il signor Sinisa, non voglio Benassi, non voglio Gomis, non voglio questo, però ha preso un grande giocatore che speriamo solo che trovino qualche possibilità di venderlo, no? Sto Niang. E la Sadik. No, Sadik non piace più. Chiamo Sadik, non Sadik. Un favore che hai fatto. Ma noi lo facciamo un favore. Allora, noi facciamo sempre il favore a tutti, ma favori per noi, per fare una squadra competitiva e farci godere qualche volta? Non c'è la possibilità? Valentino, così riesco il tema. Quattro attaccanti per Mazzari, ne vuole quattro, non di più. Liai ci ha detto che vuole restare, anche Iago Falchi vorrebbe restare, forse però uno dei due potrebbe essere troppo, a meno che non giochi col 3-4-1-2 o pensi da 3-5-2 puro con... Secondo me li alternerà, cioè farà entrambi i moduli. Quindi qua... E penso che andrà via, cioè Edera che andrà via. Probabilmente, forse al Parma si parlavano. In prestito? Prestito. Questo. Poi c'è Niang che stanno cercando di confezionare il pacchetto il miglior modo per un bel fiocchettino. C'era un pollo che ci caschi, sì. E poi chi resta? Belotti, cercano di tenerlo. Sì, Berenguer, non credo. Berenguer forse se non dovesse andare via lo posizioneranno sulla sinistra. Gli faranno fare quindi quattro accadi sarebbe Belotti o Zaza? Non so se Zaza, comunque Belotti o Belotti o un attaccante o un attaccante di peso. Ma se non è Zaza, che può essere? Cioè, perché comunque il profilo deve essere un attaccante del giro nazionale. Tu avresti mai detto che al posto di Zappacosta sarebbe arrivato Ansaldi? No, però è questa la situazione. Però il livello deve essere la stessa. Deve essere comunque alto. Sì, per Ansaldi più. No, voglio dire, però proprio come dinamica lì. Però il livello è alto. Cioè, certo, se andando via Belotti non prendono, ripeto con tutto il rispetto, non vanno a cercare eventualmente Marconi. Certo. Poi c'è anche questo Damascan che arriverà, che vorrebbero farà il ritiro, poi si capirà come. Boye verrà tagliato perché non sta convincendosi, è proprio un'involuzione. Quindi vi ho detto Belotti o Mr. X. Esatto. Mr. X no, Ciucariello, no, comunque ho un'alternativa. Iago più... Falche, adesso mi viene in mente quanti attaccanti ancora abbiamo, perché è un attimo un vuoto, sì, però. Quindi Liai ci ha confermato. A meno che non faccia un bel mondiale, quindi qualche offerta importante, eccetera. Liai va anche gestito. Ma però c'è una voce importante che non è stata valutata, ha ragione lui. Il vice Belotti. Si fa male Belotti. Fa parte dei quattro che arriveranno? Ma scusa, non ne vedo uno io. Gli attaccanti che avete detto, ma sono attaccanti. No, ma veramente io a me mi scappa da ridere. Sono tutte mezze punte, un quartino, un esterno, il porco zio. No, manca un vice Belotti. Avete fatto arrabbiare Natalino. Ma le due punte, non c'è un vice Belotti, non c'è. No. Sì, Belotti o Balotelli. Ma benissimo Balotelli. Ma io dico, ma scusa, magari siamo stupidi, ma manca sempre il vice titolare. Cioè, io mi rifiuto. Io mi rifiuto di pensare che se dovesse arrivare una punta insieme a Belotti, non posso giocare con Belotti.
Ma poi chi l'ha detto? C'è Belotti, ma Pizzata, tu pensi che Mazzarri arriva a due punte forti? Non faccio neanche i nomi, non li fa giocare e fa giocare le altre punte? Allora le mat. Dai, ricordiamo che soprattutto Mazzarri ha una grande tradizione nel valorizzare le punte. Ricordiamo con lui aveva Bianchi, Cotti, Bianchi, Amausola, Regina. E allora non andavano bene? Magari. Ah, ecco, magari. Allora vuol dire che la punta, una punta vale, cioè. Sì. Non che uno non voglia la punta, perché se no a questo punto qui, se io sto vedendo il mercato che sta facendo il Napoli, dice il Napoli, ma tu pensi che Ancelotti non prenda tre punte? Tre punte, non finte punte esterne, tre punte. Cioè, un Kalinic ti andrebbe bene, ma lascia stare quel Kalinic o Calamita che giocava nel Torino. Calamita, allora, sì, ma invece sento parlare degli esterni, sono ali. Bravo, l'esterno destro, sinistro, Iago, ma cos'è? C'hanno l'esterno Iago diverso. Ha fatto 10 gol e gli altri con trequartista, insomma, fa gol. Giustissimo. Fabio, cosa ne pensi allora? Ti convince Natalino? Cioè, possiamo aspettarci due punti di grande livello e due esami di buon livello? Io sono dell'idea che i giocatori forti, più se ne hanno meglio è, e io li farei giocare sempre. Ma. Quindi perché dice bene lui Belotti un vice Belotti? Perché non Belotti e Belotti 2? Dipende, cioè i giocatori forti sono sempre da avere, sono sempre da far giocare. E quando c'hai le punte così ti devono pensare gli altri, a marcarteli, caro ragazzo. Allora, e i difensori o esterni che vuoi vanno in fondo, mettono i palloni. Io mi ricordo, e poi pensaci cosa devi aggrappare i centravanti o la mezza punta che va dentro. Quando dieci anni fa o più si diceva che nessuno poteva giocare di fianco a Marco Ferrante, perché Ferrante era un attaccante da 27, 28, 30 gol a campionato, e si diceva gli attaccanti che gli giocano di fianco Ferrante li brucia. Sì. I giocatori forti sono sempre da far giocare. Tre attaccanti forti. No, il Torino aveva dei giocatori inguardabili, Floriancic, Karic, anche Lucarelli. Ha fatto gol. Ha bruciato anche Lucarelli e poi l'anno dopo ha fatto 20 gol. 20 gol. Quindi capisci che non vuol dire niente. No. Sono proprio stagioni sbagliate. Lucarelli fece un gol nel 2002. Sì, è vero. Andando a segnare a Udine con Paolo Castellini che gli salta il portiere l'anno che poi siamo retrocessi. Non segnava da 5 mesi, Castellini gli salta il portiere e gli fa buttarla dentro, poi c'è stata la marcia dei 40.000 il giorno dopo, un gol ha fatto, e la settimana dopo, l'anno dopo ne ha fatti 20, 33 a Livorno, 50.000. Quindi è chiaro che quello che stai dicendo tu, se rimane Belotti motivato che lo tieni qui per fare un buon campionato, però gli affianco, ti fa 20 gol, però gli affianco uno valido, ma certo, anche, cioè, mica Ciclitira, Metius e Garibaldi vicino, oltre Belotti prende anche tante botte, non mi fa ridere. A pochi fallimenti prende tante botte, perché è l'unico punta di riferimento anche per il professore Versailles. Se ci avesse un altro attaccante, ma con se ce n'hai divide, due devi guardarti, la smetti di fare la linea, o se no li aggrappi, a meno che non sappiamo che la maglia del Torino è granata e un'altra è rigata. Allora se una è rigata gli dai rigore, se è granata non glielo dai. Quando avevamo la grande coppia Belotti Immobile, mi sembra li facevamo, attaccanti d'Italia, ma non possiamo di nuovo ritornare ad avere una coppia così. Anche c'è possibile. Vado a tornare a Carlo, insomma, che l'ho visto molto interessato a questo tema. Sto facendo qualcosa da mascherare. Magari Liaic e Iago, chi tra queste due, tutte e due, chi ti piace di ma più? Ma ritengo che siano due, non dico fotocopie, ma quasi. Cioè, o giochi con due punte di peso e ci vogliono poi altri due sostituti di peso, perché poi giochi con Liaic punta e diventa un attimo, mi sembra un po' un gatto che si morde la coda. Poi gli esterni avremo poi due terzini che fanno i cross, non Maldini e sì, Cafu. Sì, uno pensa a Saldi, potrebbe essere gestante. I due giocatori. Però poi la qualità ce l'ha Liaic. È normale. Sì, l'unica differenza magari è che Iago è più continuo nella stagione, Liaic ha dei picchi. E poi sempre una scheggia impazzita Liaic, perché non sai mai poi cosa in vano si dimentica. No, soprattutto sai, dipende come lo gestisci. Mazzarri è stato poi bravo nel finale di stagione. Certo. Dopo un inizio un po' conflittuale, sono poi entrati in un ottimo rapporto e Liaic è stato poi decisivo nel finale di campionato scorso del Torino. Ma dipende quanto gli regge la testa, perché poi alla fine fa qualche numero dei suoi, probabilmente insomma diventa difficile gestire. Condividi? Sì, no, condivido, però a febbraio ricordiamoci che volevamo vendere gli Aici a tutti i costi. No, in realtà non la giornata per diversi. In inverno sono due inverni che gli Aici non esistono. Lui va in letargo d'inverno. Sei un po' in tanti che stanno in Saturno. Brasile, No, è nato di là, non è carioca. Non è un carioca, Natalino, ti chiedo
tu sei ottimista, allora, con noi che abbiamo fatto. Poi volevo parlare anche di altri centrocampisti, Valentino, tipo Sandro, che a me piace molto il Benevento. Il famoso storia di Sandro, la sera aneddoto quando passò dal Porto Alegre al Tottenham. Allora, lui in realtà, ve l'ho detto, ma è bello. Quando giocava nel Porto Alegre, lo cercava il Tottenham, ma lui nel contratto col Tottenham pretese una clausola, che non era la marca appartamento del centro, ma uno psicologo, perché lui a Porto Alegre era l'idolo delle folle. Andando a Londra temeva che all'inizio non fosse così, e allora poi è partito a livello psicologico, ha bisogno di un psicologo. Poi è finito a Benevento, l'Antalya Sport, lì uno suolo di psicologi a quel punto. Però può essere un po' figlio di questo tipo, cioè un giocatore... Sì, è un nome che comunque c'è, per cui teniamolo... Al posto di Ndong... Teniamolo presente, è un nome che può saltare fuori. Ndong. Vabbè, però con questi nomi, Natalino, il mercato... Kulu, ecco, tra Kulu e Glick. Perché se parlato non lo può vedere. No, adesso no. Allora, abbiamo parlato anche di altri click. Anche lì click può essere un'altra operazione, allora, come pensi? Con un Kulu che sa giocare al calcio, lo sappiamo tutti, rischi sempre di pigliar gol. È inutile stare a menare. Non ti piace il Kulu? Cioè. Ma non è che non mi piace, ma scusa, ma se andiamo a vedere la partita, due che non capiscono niente, come io e Ceres e Angelo, che non capiscono niente tutte e due, hanno giocato magari nel Don Bosco, andiamo a vedere, fa un sacco di errori, vedi dalla parte non chiude, dall'altro non esce, infatti guardate Mazzari dove l'ha fatto giocare dopo. Esatto, è vero. E allora non è colpa mia, allora non ci vuole, allora... Se tu hai un centrale che negli ultimi 50 anni mi è venuto un centrale così, poi è andato via, è andato a Monte Carlo a giocare alla roulette, dove è andato a giocare, non so. Vabbè, dove è andato? Al Monaco. Comunque Monte Carlo, Monaco, sappiamo benissimo, io faccio un po'. Voglio dire, ma Glick, abbiamo avuto. Vai indietro col tempo, chi abbiamo avuto centrale? Ma se mi mettono un Kulu vicino a Glick, io non ho mai capito niente di pallone. È molto elegante, colpisce l'occhio, piace ai tifosi, ma tu dici su molti. Ho un tanto delle incertezze. In chiusura non c'è mai. E la fascia laterale non la fa mai. Entra solo per prendere la palla pulito. Oh! Deve entrare anche Nello, Santì, che giocava dove giocava Nello. Forse qualche partita l'ha fatta Santì. No? Penso, dice, ma quello lì quando esce? E gli dico, alla sera. No, vi pongo che tra i difensori come Natalino, Santini e Cesare avevano preso Lucio su un Kulu. Ecco, perché quale può essere il trio difensivo ideale del Toro prossimo anno? Kulu o esclude Glick, o possono giocare un Kulu Glick? Ma Glick è verissimo, poi c'è un Bagnanco. È difficile che tu la tutta, cioè partiamo da questo, costa un sacco di soldi. Un'operazione commercialmente parlando molto diversa da quella di Perez, però mi sembra che... Sì, no, però finiamo così parliamo di Glick, poi... Penso che sia molto difficile che venga in realtà, per cui io escluderei... Cioè lui magari ci vorrebbe anche volentieri... Però vuole valorizzare Lianco, che tornerà ad agosto, quindi... Quindi ipotizzando oggi il tridente, no... Sulla carta direi Kulu, Lianco, in questo momento c'è Moretti lì, per cui... Manca uno. Ma sicuramente con Veissimo sarebbe completata. Comunque ne cercano 5. Sì. Vado in zona Clelia. Sì, ci dobbiamo fermare per un attimo di pubblicità, ma rimanete qua con noi su Orgoglio Granata. A tra poco. Attualmente. Allora, bentornati in sesta parte di Orgoglio Granata. Diciamo, tra giorni iniziano i mondiali. Format e l'autocalco di Davide Bricca in onda venerdì su Giorgio P. Parla dei mondiali, dei primi mondiali, quelli del 1930. Allora, raccontaci questa puntata, questo racconto che fai sui mondiali. Sì, buonasera Alessandro, eccoci collegati amici ascoltatori con lo studio di Format. Venerdì vedremo la seconda puntata dedicata ai mondiali dell'Uruguay, la prima edizione
ricordiamocelo, della Coppa del Mondo giocata nel 1930. La settimana scorsa avevamo fotografato, per così dire, la situazione sociopolitica di quegli anni. Adesso entreremo nel dettaglio nella manifestazione calcistica. Scopriremo le squadre, per esempio, che hanno partecipato a quell'edizione, il loro viaggio molto tribolato, molto complesso, che hanno dovuto fare per raggiungere il piccolo e lontano Uruguay. I mezzi, beh, non erano come oggi, comodi e frequenti, erano ben lunghi e ben estenuanti. Ecco, l'Uruguay che ha preparato la sua Coppa del Mondo in modo particolare. Tutte le partite, difatti, pensate, si giocavano in un'unica città, la capitale. E noi saremo a Montevideo. Da Montevideo vi faremo vedere gli storici impianti, vi faremo assaporare le sensazioni che provavano i giocatori entrando in uno stadio, oppure gli spettatori assistendo ad un incontro. Lo vedrete, era veramente, ma veramente un mondo diverso da oggi. Tutto questo venerdì 15 giugno, 22:15, GRP, la seconda puntata di Uruguay 1930. I mondiali di Uruguay hanno una cosa in comune, quella del 2018, perché nel 1930 mancavano 18 anni alla nascita di Ventura, e poi l'Italia non fece quei mondiali, ma semplicemente perché non era esito. No, beh, purtroppo in realtà sì, nessuno se ne accorse, perché i mondiali a quell'edizione, quest'anno ce ne accorgiamo, ci iniziano i mondiali e nessuno in Italia ne parla. Beh, saranno anche a suo malgrado comunque i mondiali di Ventura, eh? Verranno ricordati sempre come i non mondiali di Ventura, esatto, verranno comunque ricordati in lei. E comunque è passata la storia, certo, ovviamente. E in realtà ci rovina un po' l'estate, perché tutti avevano fatto studiato le vacanze anche sui mondiali, invece. Ma il mondiale, vabbè, è stata una bella avventura, dai. Esatto. Il mondiale si guarda comunque a prescindere. Natalino, allora ti chiedo, dicevamo dei giocatori del Toro ai mondiali, chi è quello che ti incuriosisce più? Forse Ansaldi, perché Ansaldi un po' dal Toro potrebbe essere un jolly, no. L'Argentina che ha tanti campioni. Ma non mi incuriosisce, Ansaldi è un giocatore, uno dei più bravi, non solo tecnicamente, ma sa giocare a calcio, lui. Non è uno che, se gioca nel suo ruolo, è un giocatore che ti mette i palloni, va, salta l'uomo, anche pur essendo uno che gioca in fascia, quindi ha delle qualità. Oltretutto è anche una persona alla Moretti. Sì, una persona ottima, eccezionale. Quando avete parlato però del mio amico dei Silvestri. Può stare nell'organico, nei 18. È un giocatore che è molto ricercato, lo sapete che è ricercato, perché è molto ricercato. Ha fatto un bel campionato, anche squadre inglesi. Dai procuratori! Diciamo, può stare nei 18 dei Silvestri, anche se fosse buono peso. Come? Tu stai nei 18, ma tagli con 18 giocatori, si sta ampiamente. Comunque noi facciamo i risultati, chi è la squadra più o meno, no? Per i mondiali che può vincere. No, ti chiedo. Come ho visto che ho capito che potevi chiedere. No, ti volevo chiedere, ma in realtà ti chiedo: ti aspetti un mondiale davvero in cui può succedere tutto, tipo Niang che fa due gol, Ljajic che esplode? Niang. Ma il Senegal non ha grandi avversari. Cioè, soprattutto nella parte iniziale del mondiale, le grandi squadre magari iniziano lente, per poi entrare in forma loro. Ti aspetti magari un mondiale in cui ci può essere una sorpresa di questo tipo? Ma la sorpresa c'è sempre ai mondiali, c'è sempre stata da quando il calcio è calcio, però naturalmente le squadre sono sempre due o tre di quelle nel mondo che possono dominare. Al di là del Brasile c'è l'Argentina e poi c'è la Spagna. Io ci metto quelle, poi tutte le altre per me non vanno avanti. La Germania non ti convince? No, i tedeschi mi spiace, ma io dico che i tedeschi per me bevano birra. Quest'anno bevano birra. Per il turno è importante il mondiale, anche perché può magari esplodere qualche giocatore. Sono anche gli inglesi, non giochi. Sì, ma l'inglese mondiale è vinto. Un Niang che fa due gol, magari. Ecco, Niang o Ljajic o qualche talento che il Torino può scoprire, magari Petrachi può vedere, visionare. Beh, sicuramente ci saranno le antenne dritte, anche se naturalmente i profili sono un po' quelli, quindi bisognerà andare sicuramente su giocatori magari sconosciuti, trovare qualche sorpresa che comunque esce fuori da qualche outsider magari del campionato del mondo, e magari trovare indicazione. Poteva gustarci questo mondiale, no? Con Belotti, con Zappacosta, ma anche Damiani, insomma, anche con gli ex. Ma poi ragazzi, ogni 4 anni l'italiano è così, cioè l'italiano è legato al campionato di calcio, è legato al campionato del mondo, ma un po' come tutti, come gli spagnoli, come gli argentini. Certo. Veramente Ventura, la cosa che forse gli rimprovero di più è di aver tolto un sogno, ma anche banalmente i ragazzini che ogni 4 anni vivono per il mondiale, veramente un danno incalcolabile. Infatti io fossi stato nella federazione, a Ventura, anziché dargli la buona uscita, tutti i benefit, potenzialmente gli avrei chiesto i danni, perché ha fatto un danno incalcolabile.
affidabile al, al gioco calcio, alla federazione e al paese tutto. Sono anche milioni di italiani all'estero che i mondiali non se li gustano, magari subiscono gli sfottore. Ma poi ripeto, ogni quattro anni il mondiale è mondiale, il mondiale ci deve essere. Anche per poi quello del Qatar 2022 sarà a novembre, quindi non è che ce lo gustiamo. Però dipende dai talenti, perché tu guardi, guarda anche l'Olanda, che non, l'Olanda è una delle, delle nazioni che dominava, cioè, sotto l'aspetto, finalista nel 2010, no? Poi anche sotto l'aspetto della tecnica, certo, del modo di giocare, quindi era anche bella vederla giocare, però non c'è, come non ci siamo noi. Io dico che è una grande perdita avere, non certo, avere Italia, Olanda, squadre che sì, nell'europeo, anche nell'europeo, hanno sempre detto la sua, sì, i sì, talenti si vedevano lì. Valentino, insomma, ti aspetti qualcosa per il Torino in chiave mondiale? Cioè questo mondiale... In mercato entrata no. No. No, perché secondo me i giocatori dei mondiali poi vengono a costare un sacco di soldi e solitamente sono giocatori molto forti, non da profilo... Da profilo Toro, secondo me, nel senso, Toro li porta i giocatori ai mondiali, non li va a prendere, secondo me, nel senso, poi per carità. E io credo che, io in realtà punto molto gli Aic, questa, secondo me gli Aic... Cioè, per questi appuntamenti si può esaltare, diciamo. Sì, sì, sono poche partite, cioè poi emerge la... Gli Aic non è un giocatore di, secondo me, di prima fascia, perché ha troppe, troppe dimenticanze, a un certo punto pause per non, può, non è un trascinatore, però secondo me è uno di quei giocatori che magari è una partita... di buon livello, certo, se la squadra gira fa girare, la fa poi girare. Quando c'è una partita di questo tipo lui magari si sente più, più motivato. Sì. Mario, io volevo chiedere, tu vedrai i mondiali al club? No, io vedrò solo... Ha già chiuso il club. Il club è chiuso, è l'unica, è l'unica partita che vedrò dei mondiali. Quella della Juve. Adesso tu, Valentino, mi stai facendo andare fuori di testa. No, guarderò solo la partita dove, dove c'è il portiere che io gli voglio troppo. Gomis, guarderò solo. Però ti tocca, se vedi Gomis, vedi anche Nyang, perché è sempre Senegal. Per forza, ma però io sono per lui. Per lui, per lui. Per lui, per Grave, è l'unico italiano, perché è un italiano. È un ragazzo che ha dimostrato che è stato uno sbaglio mandarlo via dal Torino. È stato uno sbaglio. Per aver preso altri giocatori poteva benissimo. Sì, poi comunque quest'anno ha giocato Sigo, quindi se, se c'era Gomis non c'era Sigo e non c'è scotto Joac, quindi in realtà poteva però... Volevo solo però chiedere una cosa a voi. Sì, abbiamo 42 secondi. Sì, cosa succederà quest'anno con le situazioni delle televisioni per il calcio? Lo sapremo solo vivendo, ma sembra ci vogliono due abbonamenti per il tuo club. Tanto hanno soppresso il 90° minuto per la prima volta dopo 40 anni, perché le prime immagini in chiaro andranno dopo le 22. Sì. Quindi a meno che non lo facciano... Ma non è più il 90° minuto, è il 9° minuto. Va bene, ne parliamo dopo, abbiamo ancora due parti, comincio per salutare gli ospiti, poi abbiamo due parti antologiche, vado da Clelia. Sì, ci dobbiamo fermare per un attimo di pubblicità, ma rimanete qua con noi su Orgoglio Granata. A tra poco.